la guerra ambientale è in atto tra i vari ospiti, la voce autorevole del generale Fabio Mini, generale della NATO, saggista, esperto di questioni strategiche, scrive per Repubblica, l'Espresso, Limes. Generale Limi, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei parlerà di guerra ambientale, ne parla da tempo, da prima di chiunque altro probabilmente in Italia. Ci racconta di cosa si tratta? Bene, sì, direi che l'espressione guerra ambientale è nata proprio come, così, come una presa di coscienza anche da parte del mondo militare, che l'ambiente è diventato non solo un luogo esterno in cui la guerra o comunque il conflitto avviene, ma anche qualche cosa che è diventato un oggetto di guerra, è diventato anche uno strumento di guerra. Quello che io sostengo ormai da tempo è che nell'ambito della guerra, nell'ambito della concezione della guerra, ma anche nell'ambito della tecnologia della guerra, esistono già oggi gli strumenti per poter impiegare l'ambiente e sfruttare l'ambiente come strumento di guerra nei confronti di un avversario. Si può modificare l'ambiente. Io diversi anni fa, come lei diceva, ho messo in evidenza che non ci devono essere neanche tante fisime, nel senso che uno non può dire mettere delle questioni di carattere morale, ma sai, immorale allora forse non succede, no. Ho visto che la guerra usa gli strumenti, tutti quelli che ritiene più utili al momento, che siano morali o immorali. A prescindere, guerra, diciamo così. A prescindere, ma sì, direbbe Totò, a prescindere. Quindi è una cosa che va considerata bene. Ma già sta accadendo. Già stanno accadendo dei fenomeni che si possono ricondurre a quelli, per quello che io dico stiamo attenti, cioè le iniziative come questa vanno benissimo se incominciano a far alzare la sensibilità, a sollecitare la sensibilità della gente e dare un'occhiata in giro, in modo che anche i governanti, ma soprattutto anche coloro che la guerra la devono fare, incominciano ad avere una sensibilità maggiore, e questo già sta succedendo, guardi che non è che ci sono molte cose che si potrebbero fare tecnologicamente e che non vengono fatte proprio perché, non per buonismo, ci mancherebbe altro, ma proprio perché sarebbero controproducenti. Senta, ma ci spiega in concreto, ci fa un esempio concreto di cosa significa guerra ambientale, guerra climatica? Allora, innanzitutto ci sono delle tecnologie con le quali, anche molto banali e anche non nuovissime, con le quali si può alterare non il clima generale, che è il sistema delle stagioni dell'alternanza del caldo e del freddo, ma si può alterare il tempo meteorologico locale, su base locale. Ora io, durante la guerra per esempio nei Balcani, sì, soprattutto nel Kosovo, noi abbiamo fatto operazioni aeree per qualche cosa come 72 giorni, lì ne bastava soltanto una settimana. I 72 giorni sono stati necessari anche per questioni di carattere atmosferico, i satelliti non vedono oltre le nuvole. Per cui questa circostanza ha fatto pensare e ha accelerato gli studi e ha accelerato anche le tecnologie per fare in modo che in un posto in cui bisogna fare la guerra ci sia un tempo meteorologico favorevole alla guerra. Chiaro. E questo si può fare con dei metodi per spostare l'umidità da un posto all'altro, per alterare la pressione atmosferica da un posto all'altro, in modo che le nuvole e l'acqua vanno da una parte e il sole vanno dall'altro. Ora, dal punto di vista tecnologico, la cosa è possibile, così come sono possibili dal punto di vista anche tecnico i maremoti, gli tsunami, i terremoti possono essere indotti, anche per imbecillità. Perché se si va a parlare degli esperimenti sotterranei lungo le faglie delle placche così in cui è formato il continente, da una parte c'è un'esplosione e da un'altra parte c'è un terremoto. Il fatto fondamentale della guerra ambientale o dell'ambiente usato come guerra è che
il nostro ambiente è un tutt'uno, sì, e non c'è niente che accada da una parte che comunque non si riverberi in un'altra. Generale Mini, la ringrazio per questo suo intervento, buona giornata a lei. Grazie, anche a lei.